Subito. Voi siete proprio il direttivo, il direttivo. Buonasera, Direttivo. troppo buono. Buonasera Oh, ragazzi. buonasera, buonasera, eccoci collegati. Buonasera. Eccoci, che abbiamo il nostro grande ospite. Buonasera, Vanni Bravati. Ciao Vanni. Che riflessione negli occhiali, caspita. Grande, grande. Adesso Bene, iniziano a bene, bene. collegarsi, Allora. eh? Vi ipnotizzo tutti. Bene, bene. Allora, raccontaci come stai, cosa stai facendo di bello? Ma di bello è un parolone di questi tempi, no? Di bello si vince. Allora, ieri pensavo questa cosa, pensavo, meglio vivere malati che morire sani. Vedete, la catalanata del giorno. Ok. Quindi meglio godersela, dici, in questo momento. In questi momenti ci devono servire un po' per rivalorizzare le cose, l'importanza delle Quindi meglio cose. godersela, dici, in questo momento. Ciao Virgilio. Com'è che è partito l'audio dopo? Vabbè. Ciao Sento Virgilio. degli echi, dei ritorni. Eccolo, No. eccolo. Infatti è tornata la mia voce dopo, non ho capito perché. Questi momenti, in Ciao realtà, Maria Cristina. devono servire per mettere in ordine la priorità delle cose, le cose a cui diamo importanza, le cose a cui abbiamo dato troppa importanza e forse ne meritavano meno. No, E qui sono. abbiamo, a cui da, abbiamo dato troppe importanze, forse se ne meritavano di meno. Esatto, o Esatto. viceversa. Quindi sono in realtà quelle sberle che ci arrivano, ogni tanto queste sberle la vita ce le dà singolarmente, no? Ti accade qualcosa che ti costringe a rimettere in ordine delle priorità o a ridare valore o a svalorare certe cose, È certe vero, è vero. priorità. Ciao Daniele! In questo caso ci è arrivata, ciao, in Ciao questo caso Laura! ci è arrivata tutti insieme contemporaneamente, forse anche questo ha un significato, no? Di costringerci a interrogarci come comunità, come esseri umani, come razza umana, anche noi cosa stiamo facendo, in che direzione stiamo andando. Cioè, non È voglio dire vero. una roba che arriva dal cielo perché qualcuno te la manda, No. non la penso. No, questo Hai concetto ragione. panteistico della realtà. Però penso che quando ci sono dei momenti di criticità come questi, come dire, sono delle grandi, devono essere, non sono casuali e devono, bisogna dare la giusta lettura, devono essere valutati per quello che sono, cioè come dei momenti di riflessione che possono diventare dei momenti di opportunità, di spinta, di rinascita, di fermarsi e dire: ma questa è la direzione in cui sono andato finora, è veramente questo? Sono sulla strada giusta? Come Bella faccio Diego! È a vero, è vero. prendere un Hai attimo ragione. la mappa e dire: ma io stavo andando lì, ma voglio andare veramente lì? Oppure sono nella direzione giusta? Non lo so, se sto dicendo delle minchiate. No, no, ma è vero, è vero. Cioè, sono momenti in cui ci si è fermati a riflettere, che prima non avevamo tempo di riflettere, quindi. Eh no, capita di fare questi ragionamenti, hai ragione. Tanti sono migliorati, ma moltissimi danno il peggio. Ok, Simone. Ciao Melissa! Ciao Ciao Melissa, Melissa. buona. Sì, Infatti. Rileggi i commenti sotto, Vanni. sì, sì. Perfetto, benissimo. Sono tutti ragazzi che Piano ci piano mi faccio salutano. scorrere, piano piano che Bravissimo, arrivano. bravo, Michele. Sei tu che gestisci tutto? Sì, sto qua È che Daniele, Daniele che arriva, si sto in sala regia qua. sì, è lui il regista. Allora, niente, partiamo con un po' di domande. Ci racconti un pochettino la tua esperienza alla squadra, visto che non siamo ancora, cioè non abbiamo mai abbastanza di sapere cose riguardo la squadra. Avete mai visto qualche puntata della squadra? Ma proprio 5 Ma minuti, giusto ma poi ho qualcosa. cambiato canale.
mentre facevamo zapping così. C'è qualcosa, c'è ancora qualche curiosità che vi manca o da soddisfare o c'è qualcosa? No, Daniele. Ah, no, noi ne abbiamo tante. Dai, spara. No, ma dai, diamo anche voce agli altri. Comunque, no, più che altro sapere intanto se l'esperienza poi nella squadra a livello lavorativo, a livello di formativo, se poi ti ha aiutato, ti ha migliorato, ti ha cresciuto anche a livello professionale, tanto questo. Ma l'esperienza della squadra, tenete conto che è stata, ed insomma abbastanza sotto gli occhi di tutti come spettatori, nel senso che se guardate bene, stiamo parlando del primo seriale, del primo esperimento di lunga serialità italiana, dove c'era action e detection, insomma, diciamo dopo Un posto al sole, a livello produttivo Un posto al sole è una soap opera, quindi adesso senza entrare in tecnicismi, però ogni format televisivo, ogni produzione è come una macchina perfetta che deve lavorare, con degli ingranaggi e dei meccanismi ben precisi. Quindi, per esempio, Un posto al sole viene girato deve girare un tot di minutaggio al giorno e ogni sceneggiatura deve contenere, che ne so, tipo l'80% di riprese in studio, negli ambienti in studio, che sono gli ambienti ricorrenti, è una il 20% in esterni, che le riprese in esterni sono, diciamo, più complesse, più complicate, anche più costose, più rischiose. La squadra, noi parliamo di fine anni 90 praticamente, quindi eravamo a inizio anni, sì, fine 90, inizio 2000, è una pietra miliare, segna un passo importante proprio in un modo di fare, oggi è normale, no? Fiction ce n'è, ne sono piombate tante, insomma, sia di quelle che importiamo, sia di quelle che si producono in casa, con tutte le divise, di tutti i colori, di tutte le gradazioni possibili e immaginabili, ma come dire, diamo tutto per scontato questo. Ma voi ricordate bene che forse i più giovani non se lo ricordano, però diciamo, a parte gli sceneggiati televisivi degli anni 70, i grandi sceneggiati che venivano prodotti dalla RAI, poi tutti gli anni 80, dall'avvento della TV di commerciale, Berlusconi, i prodotti vengono tutti importati. Sì. Anche insomma, qualsiasi seriale. Negli anni 90, come nato? Sto raccontando la storia della fiction italiana. Diciamo, interessante. Vai. Negli anni 90 succede che la RAI si ritrova ad avere un sacco di, diciamo, rami morti dall'azienda, perché gli studi televisivi, in Lombardia, quello di Torino, quello di Milano, quello di Napoli, quindi tutti gli studi decentrati, che sono studi della RAI, quindi hanno un costo, ma sono di fatto un po' dei rami secchi, diciamo, l'azienda, perché non sono produttivi. Nasce quindi un'esigenza di riconvertirli in qualche modo. E la squadra nasce, non so se questo lo sapete, dalla grandissima, insomma, intuizione operato di un grande produttore che è Ruggero Minti, che era rientrato da Ruggero Minti, invasato da serie tipo Homicide, New York Police Department, sì, grande. Serie che raccontavano come poi ha rappresentato la squadra in Italia per il mercato italiano, diciamo, hanno segnato una stagione della fiction televisiva, sia a livello narrativo, quindi anche come modalità estetica. Per esempio, non so se ricordate, credo fosse il New York Police Department che aveva sempre la camera a mano, che faceva questa specie di otto, era sempre in movimento, piuttosto, ma anche sotto l'aspetto produttivo. La stessa cosa poi è avvenuta, quindi Ruggero a suo tempo e la squadra rappresentata in Italia per
storia televisiva e della fiction, ha rappresentato il primo vero esperimento, diciamo, il primo prodotto complesso in questo senso. Del resto, poi, insomma, è di fatto cronologicamente proprio lo è, perché di polizia nasce un anno dopo. I prodotti è nato dopo, sì. Parto, dopo. Esattamente un anno dopo nasce Distretto, e poi insomma tutte le produzioni di Valsecchi e così tutti gli altri a seguire, insomma, tutti gli altri a seguire, sì. Allora, ho anche io delle domande per voi. Ah, sì? No, qui abbiamo un sacco di domande che ci arrivano nel mentre che parlavi. Iniziamo. Ma anche io ho domande per voi. Guarda, allora, dai. Vai. La scia di quello che ho appena raccontato, e quindi chioso dicendo, quindi in questo senso la squadra era un prodotto molto complesso, è stato veramente una pietra miliare, sì. Anche a livello proprio produttivo è un modello che sul quale, come dire, le produzioni attuali di fiction rispecchiano o copiano o mutuano, non che copiano nel senso che la copiano, però come dire, la struttura produttiva è modellata su quel modello che era stato importato e creato in parte dalla squadra. La mia domanda è, voi siete un gruppo di bellissimi fans, immagino che ormai siate amici anche tra di voi, vi conosciate, alcuni di voi magari si frequentano. Certo, certo. Al di là di questo, io vi chiedo con sincera curiosità, cosa ha la squadra col passare di tanti anni, a parte il vostro rapporto di amicizia al gruppo e il piacere di rincontrarci, di stare in contatto, ma insomma, in parte... è emozionante per me il vostro affetto. Alle volte sembra un po' snob, un po' evasivo, un po' in realtà poi sono un timidone, cioè sembra un po' una vita incasinata come tutti, e quindi non è per fare la prima donna, insomma, non mi concedo facilmente. Ognuno ha i propri impegni. Dai, però, chi è che vuole rispondere per primo? Però ecco, mi chiedo, col passare di tanti anni, l'avvicendarsi di tanti film, di tanti personaggi, di tante storie, cosa in più o che cosa vi anima, insomma, perché è davvero, per me è davvero emozionante. Allora, è una bella cosa, insomma. Dai, parte Daniele, vai. Ci anima intanto la passione per la serie, che tuttora, per non solo la serie ma anche poi per i personaggi, ma a sua volta anche per gli attori stessi che l'hanno un po' attraversato in questi anni. Come prodotto ci ha sempre appassionato e ci ha coinvolto il fatto che comunque la squadra è un prodotto che noi abbiamo visto molto realistico, quindi tratto da storie che potevano essere vere, una sceneggiatura diretta degli attori che nel loro hanno dato realisticità, quindi non c'era niente d'artefatto. Noi lo notavamo da spettatori che non c'era quel filtro immaginario di fiction all'interno, no, del, non arrivava quello, arrivava molto, molto realismo. E questo negli anni 2000, adesso che siamo nel 2020, che li mandano su Rai Premium le repliche delle repliche delle repliche, ci sono, noi lo vediamo perché ci scrivono, nuove persone che adesso si affezionano alla squadra, che lo vedono adesso per la prima volta nel 2020 e che ci scrivono e ha detto: wow, ho scoperto adesso questa serie, mi piace da matti. Quindi sì, evidentemente c'è un qualcosa di diverso, perché è l'unica serie che è rimasta, che tuttora fa, non dico ascolti perché la mandano alle 3 di notte, ma fa, purtroppo è quello il problema, ma coinvolge le persone. Beh, però spesso la mandano di pomeriggio, perché mia mamma, quando c'è la squadra, me lo dice sempre, quando la chiamo mi dice:
Oggi ho visto la squadra e gli piace. Lei ha 74 anni, non segue, cioè segue la TV sempre, e non è che mi dice ah, ho visto questo, questo, questo. Lei mi dice ho visto la squadra, me lo dice. Perché è una cosa che piace. E io ogni volta che incappo in qualche episodio non riesco a cambiare canale, perché sono storie attuali, sono scritte bene, recitate strabene. E allora perché devo appassionarmi a qualcos'altro? Ci ho provato a guardare altro, ma non mi prende così. Ancora adesso che sono passati tanti anni. Storie attuali, scritte bene, recitate bene. Nonostante ci siano tanti prodotti di qualità. Nonostante... Poi cioè, ogni volta che la riguardo mi accorgo che ci sono temi che per la prima volta sono stati trattati lì e non sono stati trattati da altre parti, perché cioè, ce n'è tantissimo. Davvero in gamba, e in questo senso ricollegandoci a quello che vi raccontavo prima del fatto che la squadra è stata ha segnato il passo, non solo ha segnato il passo ma con la squadra adesso non so sono retroscena, magari hanno qualcosa di interessante perché non sono così pari, come dire, o non riguardano il cast, magari, ma alcuni sono nate delle vere e proprie professioni che in Italia ancora non esistevano, per esempio, legata alla lunga serialità. Cioè. Dei miei più amici, appunto, ci conosciamo dai tempi della squadra, era il planner della squadra, il planner, e non esisteva questa professione, è colui che deve creare gli incastri di tutte le scene, quindi pianificare due troupe contemporaneamente, girano una in esterno, una in interni, gli incastri degli attori delle scene, è ovvio che se un attore gira in interni non può girare in esterni, e quindi è una specie di maxi gigantesco, verba con tanti imprevisti, e come la collega sono stati i primi in Italia a importare, ecco, questa professione, a importare questa cosa, certo. Ora è uno dei più contesi, insomma, buona parte delle fiction che vedete in TV, lui ne è l'autore in quanto planner, diciamo, è quello che incastra tutte le scene. Saluana! Vai, vai. Insomma, sono nate anche nuove professioni, col passare del tempo la squadra ha dimostrato di essere una serie consapevole delle cose vere, un prodotto genuino. Era quello che dicevamo, Daniele, grazie. Simone invece dice che la squadra ricalcava molto la realtà. Non c'erano supereroi, ma uomini e donne hanno con pregi e difetti. È vero, questa era la nostra forza. Eravamo brutti, cattivi, indifesi, polverosi. Io sempre, e mi ricordo, insomma, il Sant'Andrea era impolverato, le cartelle di Cafasso erano veramente là che sembrava che dovesse essere lavorate per davvero, non erano un elemento scenografico. Infatti. Però ho cominciato a vedere nel 2017, durante i miei turni notturni, impagabile, Gianluca da Londra. Gianluca da Londra, da Londra lui. Ma Gianluca non è mio compagno di classe, vero? O sei tu, Gianluca? Oddio. Carambata! Gianluca, il mio compagno di classe delle scuole medie, delle scuole del liceo, o no? Dichiarati, se dichiarati. E invece tu cosa volevi dire sulla squadra? Io? Sì. Sì. Ah, io, guarda, sono praticamente d'accordissimo con te, Mary, perché comunque la forza della squadra è che a distanza di 20 anni, diciamo, dalla prima messa in onda, se tu vai a prendere qualsiasi episodio, anche un a caso, è ancora attuale. Non so come avete fatto, ma avete fatto la storia. Cioè, forse voi in quel momento non ve ne rendevate conto, ma mentre giravate la squadra voi avete scritto la storia, perché è incredibile. Cioè, se vai a vedere anche un'altra fiction... Non è la stessa cosa, cioè, no, ma io, cioè, io noto veramente cioè, cose che per la prima volta avete fatto voi, tipo la storia sull'uranio impoverito,
La storia di quella tipa che sulla carta d'identità è donna, e invece all'aspetto di un uomo, cioè Imma Battaglia c'era in quella puntata lì. Avevamo anche un team di sceneggiatori, era per questo che stavo raccontando il fatto del mio amico Planner, perché in Vai. realtà molte di quei professionisti, non solo il capo, ma molti dei professionisti che hanno lavorato su quel prodotto, poi sono andati a lavorare naturalmente in altri prodotti o a ricoprire anche ruoli di rilievo in altri prodotti. Per esempio, Sì. detto sottovoce, ma Ah. Sorrentino ha firmato alcune sceneggiature della serie, della squadra. Pensa. Davvero grande. Ok. Beh, insomma. Quindi avevamo un team di sceneggiatori veramente con le palle, che e questo è stato, devo dire, in questo è stato un grandissimo merito anche della Rai. È una grandissima, come dire, libertà, nel senso che Fiducia, forse. in quel momento non a caso, insomma, la rete, nel senso che quando anche gli ascolti andavano molto bene, più volte si è reclamato, qualcuno del cast, insomma, o più voci reclamavano del perché non andavamo in prime time su, come dire, canali che avessero un bacino di utenza Maggiore, maggiore, insomma, tipo Rai 1, così. In realtà eh. invece Rai 3 era la nostra forza, perché è proprio la linea editoriale della rete ci permetteva e permetteva sia agli sceneggiatori sia a noi interpreti, e questo devo grazie anche merito anche di persone capacissime della Rai, di dirigenti Rai che in quegli anni si occupavano del prodotto, di essere, come dire, un prodotto sì, che aveva una sua unicità, che era assolutamente nel presente, nella contemporaneità, che cavalcava non come può fare, magari, come che ne so, un posto al sole cerca di essere, no? Nella contemporaneità, mantiene questa, no? Credo che addirittura loro girando, non so se hanno girato degli episodi, delle robe, insomma, con la vicenda Covid, ma insomma, se ne è stato in realtà, Qualcosa ha fatto, sì. eccetera, eccetera. Ciao, Santo. Gli sceneggiatori della squadra spesso, molto spesso, le loro storie erano ispirate a casi di cronaca reale, a veri casi giudiziari, sì, insomma, questa autenticità, questa sportizia, questa verità è una cosa che mi dicono a distanza di tempo, di così tanto tempo, anche persone che mi fermano, insomma, che mi riconoscono. Sì. Io Oh. ve lo dico proprio con grande curiosità, perché ho sempre percepito questa energia, come diceva Enza prima, diceva, avete fatto la storia, magari mi sembra troppo generoso, insomma, e ti ringrazio, però credo che tu volessi dire che abbiamo fatto una cosa di cui non ci rendevamo conto, insomma, che ha lasciato il Esatto. segno in qualche modo, no? Va Io bene. me ne accorgo perché, sì, insomma, ho interpretato diversi altri personaggi, ma la maggior parte delle persone che mi riconosce o che mi ferma, insomma, che sente il bisogno di fermarmi per dirmi qualcosa, 9 su 10 è per Luciano Russo, Oh, abbiamo la sorpresa! guarda chi c'è, Ciao! guarda chi c'è. Oh, grande, Ce l'ho venuto a Ciao! recuperare, Vanni! Guarda chi c'è. Buonasera, Flavio, Buonasera, benvenuto! buonasera. Ciao, Ciao, Enzo, Ciao, 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 Flavio! Mari. Ciao, ciao! Questi vedo io. Ciao, come stai? Oh, lo scoop dello Grazie scoop. a Dio, bene, bene. Bene, Lo scoop ottimo. dello scoop è che con Flavio noi non ci sentiamo da tipo 10, ogni 10 anni, così, più o meno. Ma lo scoop è che ci siamo sentiti tipo una... Meraviglioso. Non sapevo.
Solo voi fate queste sorprese. Abbiamo fatto la carambata, abbiamo fatto, grazie Insina. No, ma poi è la coppia perfetta io e te, Vanni. Cioè, ci siamo massacrati nella sedia. Avvicinati un attimo, fatti vedere, ma tu ti tingi la barba, maledetto, No, fatti che vedere. tingi la barba. Tu te la tingi di bianco. No, io ho le stelle. Era io, Richard e George. Richard e George. Caramba! Di che stavate parlando? Indovina. Ma una Indovina. serie TV Vabbè, così. immagino. No, vabbè, in No, che io territorio stiamo? allora, io stavo raccontando loro in realtà il valore, diciamo, al di là dei costi, di cast, le solite cose che loro conosceranno ormai benissimo, di quello che ha rappresentato la squadra in quegli anni, a livello anche produttivo, e di come questo poi ha lasciato il segno, nei prodotti successivi, anche a livello di professionalità, È di vero. capacità Hanno che erano. fatto delle tesi di laurea, credo, anche su Sì. come è girata la squadra. Sì, c'è stata una che ha fatto, sì. E poi stavo Infatti. chiedendo con sincera curiosità, qual è realmente, cosa avesse, cosa abbia per loro la squadra in più, quel quid in più, che a distanza di 20 anni, nonostante la grandissima offerta di fiction nazionale e internazionale, li lega ancora e li anima così tanto, è solo un fatto di puro affetto, perché poi passano gli anni, come quando io magari vedo, o se dovessi rincontrare i protagonisti di Happy Days, Starsky e Hutch, quando io ero ragazzino, e quindi si tratta solo di un fatto affettivo legato a dei momenti particolari della propria infanzia, di un momento particolare, oppure se in realtà era un prodotto che aveva qualcosa. Enza mi stava dicendo, ma mi sembrava facendo interprete di molti altri, Sì. che noi forse non ce ne rendiamo conto, non ce ne rendevamo conto, ma quella verità che proponevamo, insomma, difficilmente loro la ritrovano, da spettatori in altre No, ma serie. c'è stato un affetto straordinario. Quanti anni fa è finita la serie? 15 anni fa? Penso quando è finita? 2008, La prima 2008, prima 2008, sì, 2008, giusto. 18, 19, 20, sono 12 12 anni? anni. 12 anni siamo ancora qua noi, siamo Poi, ancora voglio qua. dire, un lavoro straordinario l'hanno fatto Daniele, Enza, il gruppo, cioè avete fatto un miracolo bellissimo, cioè di una generosità, però c'è veramente stato questo affetto, è vero Vanni? Proprio incredibile. Ah, ma Cioè, poi secondo posso me. fumare? Dà fastidio a qualcuno la sigaretta? No, no, vai No, no. tranquillo, vai tranquillo. Nessun problema. No, come dicevo, cioè, dal mio punto di vista, secondo me era una serie scritta bene, storie reali, attori bravissimi. Cioè, è questa la cosa. Cioè, è questa la cosa. Storie reali, attuali, mai viste in altre fiction, perché in altre serie, che, cioè, non ce n'erano tante. Italiane, serialità, insomma, però cioè, argomenti attuali che nessuno aveva mai toccato. Cioè, meglio di così, cosa vuoi? Cioè, è questa la cosa. Vedi una puntata, cioè, ieri ho visto un pezzettino di puntata e ho detto, cavolo, hanno parlato anche di questo, cavolo. Cioè, è questa la cosa. Scritte bene, Va ancora in interpretate onda. bene. Sì, che Vanno va ancora in premi. onda, ce l'hai premio, Vorrei ce l'hai premi. premio. Vorrei Adesso di premi. notte, ma come la fanno i Non ti pomeriggio? arrivano i diritti da rimaglio ogni Sì, ogni tanto mi arriva tanto. qualcosa, ma non è che cioè, non, lo prendo come il regalo di Babbo Natale. Cioè, non. Eh sì, perché cioè, a distanza di così tanti anni, dico, vabbò, cioè, finché me li date, sono contento. Sì, eh. Va bene tutto. Quindi ancora vanno le serie nostre.
le ancora vanno. Ogni tanto arrivano i messaggini, guarda che se, mi arrivano le foto via WhatsApp, ogni tanto qualcuno mi manda delle foto quando mi vede alle 3 di notte. Ah, le foto su televisione. Fate la TV, fate la TV. Ma noi abbiamo tanti fans che ci contattano adesso, che la vedono per la prima volta. E sono in, si innamorano subito. Adesso, adesso la vedono per la prima volta. Comunque, cioè, è da dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè il lavoro che state facendo voi sulla squadra è ma veramente la tesi universitaria, Daniele, Enza, e poi non conosco tutto il gruppo. E passeremo a Daniele? Conosco che ci litigo ogni quarto d'ora. Enza, ci ho fatto il callo. Che poi è il miglior modo per diventare amici, vedi me sì. Van. Vero, come si dice? non ti ho sentito, Enza, come si dice? No, dicevo che l'amore non è bello, no? Se non è... Non è litigare. Litiga bello. Tu litigare sempre, quindi... Ricordi, no, invece, Flavio, tu cosa ti racconti dell'esperienza? Vabbè, ma con me, se tutto va bene, ci vediamo, non lo so, se è permesso dalla direzione. Mi devo dare il permesso ai direttori? Io non parlo se non ho il permesso da Enzo e Daniele. Da Enzo e Daniele, prendiamo appuntamento, ok, va bene. Perché, no, forse venerdì facciamo un incontro. Ma direi di sì, dai. Io sono libera, dai. Posso farvi un'altra domanda? C'è un'altra domanda. Stasera è la serata, sono io che faccio le domande a voi. Ma tutte le vostre iniziative nei confronti della RAI, richieste, hanno mai avuto non un seguito, ma una risposta, per esempio, da parte del direttore? Chi risponde? Enza? Vai tu? Vai, Enza, vai, parla tu. Dico, nel corso degli anni ho pensato diverse volte di mandare mail, è caduta la merda, vabbè. Sì, mandare scrivere alla RAI, eccetera, eccetera. Però, almeno personalmente, io di risposte non le ho mai avute. Che lo sappia, anche altri ragazzi che hanno scritto, anche loro, niente. E quindi alla fine abbiamo smesso perché insomma sembrava un po' come tra virgolette perdere un po' sembrava come perdere del tempo, quindi abbiamo preferito comunque continuare a coltivare la nostra passione gestendo creando questa pagina e andare avanti per questa strada, perché comunque per noi era più facile così, insomma. Avete vinto voi sulla RAI. Non lo so, però... perché la RAI è morta e voi siete ancora vivi e vegeti. Noi andiamo avanti con un treno, no? Non ce ne infatti. Non ci interessa. Allora, io qua ho delle domande in sospeso per Vanni, perché non vorrei che qualcuno poi se la prenda, ma che non gliele leggo. Allora, no, perché... Sappiamo anche, infatti, sappiamo anche quelli che ce l'abbiano. Allora, iniziamo. Vai. Aspetta, che le prendo. Dunque, questo intanto. Allora, buonasera a tutti. Volevo fare i complimenti a Vanni, alias Luciano Russo. Colgo l'occasione per chiedergli come è stato interpretare l'agente sotto copertura, uno dei punti più alti della squadra, a mio avviso. Lino Terlizzi, l'agente grande. Lino Terlizzi, grande. Il primo incontrato della fiction italiana, perché poi praticamente quasi ogni serie in divisa arriva un infiltrato. È vero. Non è passato per serie di polizia o dell'arma senza che ci fosse un infiltrato. È vero. È stato molto, molto divertente. È stato molto divertente perché
io, diciamo, uno dei motivi che mi hanno avvicinato al lavoro dell'attore era il desiderio di cambiare, di trasformarsi, di notevolezza. Ovviamente poi quando stai nella lunga serialità diventa un po' l'esatto opposto, cioè che hai un personaggio addosso e invece che flirtare come può avvenire lavorando per cambiando spesso personaggio o fidanzarti come può avvenire con il tuo personaggio quando magari te lo porti a teatro per tanto tempo, Flavio sa di cosa parlo, o più lunghi, quando sei nella lunga serialità è un po' come se quasi ti ci sposi, ti stai sposando, diciamo. Qualche volta è una convivenza amore uzzorio, diciamo, col tuo personaggio. Vabbè, poi tu, Vanni, ti allenavi. Io mi ricordo che ti allenavi da solo su Thai Box. Io mi ricordo, guarda, che ti allenavi, ti avevano fatto una stanza dove tu ti andavi a allenare, o sbaglio? Io non so, guarda, oggi non so dove prendevo quelle energie, perché noi lavoravamo come muli, perché insomma avevamo dei piani di lavorazione, perché ognuno di noi stava tra le 8 e le 11 ore al giorno, insomma raramente meno. E poi in quel periodo, in realtà prima di iniziare a girare l'Infiltrato, io staccavo dal set a suo tempo, Flavio te lo ricordi, la buonanima di il nostro produttore, il produttore, grande uomo quello lì, oddio cavolo, la vecchiaia, vedi, mi fa dimenticare i nomi, Walter Massi, di Walter Massi, esatto, un nostro grande produttore che poi è venuto a mancare, e io gli chiesi esplicitamente di avere un personal trainer, quindi io nei 2 mesi e mezzo prima di iniziare, quasi 3 mesi prima di iniziare a girare gli episodi di Nino Terlizzi, finivo, staccavo dal set e andavo in una della... ebbi 2 personal trainer, uno che mi seguiva solo sulla Thai Boxing, insomma sulla kickboxing, uno che era stato la palestra, una pugilistica dei quartieri spagnoli, dalla quale era uscito, non mi ricordo se Oliva, insomma, quale campione di pugilato. E quindi potevo staccare sul set alle 7, alle 8 di sera e mi andavo ad allenare in palestra a massacrarmi con questa dieta iperproteica fino alle 10 e mezzo, alle 11. Poi torni a casa, ti metti a lavorare per scene per il giorno dopo, se ne hai ancora la forza a leggerle. Altra domanda. Dopo si riparte. Comunque, Lino Terlizzi, anch'io lo porto nel cuore, mi ci sono divertito molto, soprattutto quella tinta paglia e fieno. Un po' così bellissimo. Biondino, sì, è vero. Mi diverti molto. Allora, considerando la differenza tra Russo dell'inizio e Luciano della fine, quanto Vanni c'è in Luciano e quanto in Russo? Aspetta, che questa è una sciarada. È complicata, scritta complicata. Quanto Vanni c'è in Luciano e quanto in Russo? Qual è quello dell'inizio e qual è quello della fine? Uno è quello della... Allora, Russo è dell'inizio e Luciano della fine. Il Luciano della fine è più Russo dell'inizio. E Vanni dove sta? Questa poi la mandiamo in onda più tardi, perché la mandiamo in replica. Allora. Ah, sì. No, e di Vanni dove stai? È un po' uno scambio tra Luciano e Russo. Interpreti per tanto tempo un personaggio, poi ti siedi un po' dentro, ti ci adagi. Allora tu gli dai delle robe, all'inizio le prendi e senza accorgertene rischi di portartene un po' dietro, anche se sono cose che hai preso dal personaggio, e molte magari gliele regali, anche perché appunto ci stai comodo in un personaggio che ti porti avanti per tanto tempo e quindi diventano anche parte di quel personaggio. Non sempre sono anche delle scelte, in questo tipo di prodotti, delle scelte
volontarie, alle volte sono... Oh no, Flavio, tu che dici? Cosa ne pensi? Poi ognuno ha il suo... Sì, è un rapporto personale che hai con col personaggio. Ognuno ha la sua sensibilità, il suo metodo, il suo modo. Sicuramente tu prima dai tanto al personaggio e poi può succedere che una volta che poi il personaggio prende la sua strada, è il personaggio che suggerisce a te chi sei tu proprio, eh? A volte succede questo. Sì, e ti rivela le cose di te che dici, oh cavolo. Sì, che dici, ma sì, è vero sta cosa. Come dire, si fondono le due cose. A volte sì. È un atto, come dire, se tu lo fai con semplicità e riesci a non cadere nei meccanicismi, è sempre un atto esplorativo, no? L'esperienza dell'attore. E questa, questa esplorazione inevitabilmente, per fortuna, è anche questo, insomma, è uno dei motivi principali che poi mi hanno avvicinato a questo lavoro qui, è quello di esplorare te stesso, di magari conoscere delle cose di te stesso, che non è detto neanche che ti piacciono, naturalmente. Come questa ti domanda vale per tutti e due, questa domanda che ha fatto Laura. Allora, dov'è? Provenire dalla squadra è stato un buon biglietto da visita o uno stigma da attore di serie televisiva? Parlo soprattutto a livello di cinema. Rispondi tu, Flavio. Pure qui, cioè, sì, può succedere. Sicuramente la squadra era un bel lavoro e quindi non ti dava non eri un carattere, ma eri veramente un personaggio e quindi eri più un attore. A volte succede che fai un carattere in televisione e poi te lo porti appresso e ti fanno fare sempre quella cosa lì, è quel carattere lì, che poi è in positivo o in negativo, cioè voglio dire Totò, capito? Totò è sempre stato Totò, è stato enorme, però a noi nel nostro mestiere può succedere che fai una serie, forse il caso della squadra non tanto, appunto perché lavoravamo proprio su dei personaggi, è andata bene, però fai una serie in cui fai un carattere molto particolare e non immaginano che tu possa fare altre cose, questo voglio dire, è molto per il modo di lavorare in Italia, perché se tu appunto vedi una serie americana, una serie inglese, innanzitutto non hai gli stereotipi della per forza che devi essere bella con le tettone e le labbrone per fare la protagonista, ma ci sono delle protagoniste straordinarie che non hanno quelle caratteristiche. E poi la stessa attrice che fa un ruolo strano in una serie te la ritrovi a cinema a fare tutt'altro, ma proprio perché il nostro lavoro in Italia è visto un po' così, così e così, mentre la considerazione che si ha in Germania, in Inghilterra, in America è tutt'altra, e quindi l'attore è preso sul serio come professionista che può cambiare, può trasformarsi. Infatti. Sei d'accordo, Vanni? Certo, sono d'accordo, credo che, non per fare sempre quelli che dicono mai in Italia, mai in Italia, da un lato c'è un po' di pigrizia, cioè il fatto di prendere e tendere a incastellare. Io ho sofferto di questa cosa, insomma, ne ho avute di confronti anche con il mio agente, perché magari ti propongo, diciamo, molti dei ruoli che poi ho interpretato o mi hanno proposto dopo la squadra erano da poliziotti puntualmente. Sì, è vero, pure a me poi hanno seguito a farmi fare un po' di poliziotti, è vero. Però sì, io e te possiamo fare i due ladri della Madonna, cioè, capito? Siamo anche due ladri pazzeschi, due delinquenti criminali, li possiamo fare. Dai, oh no, magari. Sì. Narcos, una nuova serie di Narcos. Ecco, Narcos Italia. No, Gomorra, andate a Gomorra. Gomorra, a Bari, una serie che potremmo girare. Narcos Bari. Bello, sì. Questa è una cosa. Se ne potrebbe parlare con Piva, se ne potrebbe parlare con Alessandro Piva. L'avete visto la capagira?
famoso la capa gira, no, la capa, la capa gira, è un, sì, sì, è un bravissimo regista barese. Alessandro potrebbe piacere un'idea del genere. Avete detto una cosa, bella idea. Poi lo chiamiamo Alessandro. Dai, ve lo scrive caro figlio, così siete a posto. E mettiamo voi come ufficio stampa, ovviamente. Voi fate la commissione. Va bene, va benissimo. Lo facciamo mettere a contratto. Ok. Va bene. Scene memorabili come la morte di Angelica Rocco con Russo che viene salvato da Valle, per non parlare del rapporto conflittuale tra Edoardo e Luciano, mai scontato. Complimenti per il vostro lavoro, ridateci la squadra. Ma che bello, Emanuele. Grazie, Emanuele, è il nostro grande amico. Non so che dire, nel senso che io ricordo come se fosse ieri quelle giornate di sette, quei momenti. Adesso lui ha citato, è curioso perché vedi quella cosa di cui parlava Enza prima. Io ricordo come se fosse la settimana scorsa, la notte, non solo Flavio, se anche tu, in cui abbiamo girato, era Donatella Maiorca, la regista di quell'episodio in cui abbiamo girato la morte di Angelica Rocco, dove eravamo a Licola, io, tu, Nini Bruschetta, e penso, dico, che ho questo ricordo, perché l'ho vissuto, l'ho girato io, insomma, ed era un momento particolare dei personaggi della serie, insomma, che raccontava degli snodi all'interno della stagione particolari. Vedere che poi, a distanza di tanti anni, andate a tirare fuori come il coniglio dal cilindro, quelle situazioni, quelle robe lì, allora dico, cavolo, allora vuol dire che abbiamo lavorato bene, insomma. Cioè, avete lavorato bene, sì, cavolo. C'ho la pelle d'oca adesso, a ripensarci. Cioè. Domanda per entrambi. E però ricordo Marco Tato, con chi vi con siete, chi divertiti, vi siete divertiti e qualche aneddoto che avete nel cuore. Vanni, comincia tu. Scusa, rimetti la domanda, con chi vi siete divertiti di più, e quale aneddoto avete nel cuore? Aneddoti. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, tanti. Ma noi abbiamo tempo, vai tranquillo. Aneddoti ci sono quelli che si possono raccontare. Certo. No, siamo ancora in prima serata. Siamo ancora in fase, la protetta. Rifacciamo la diretta a mezzanotte poi, ok? No, ma non sono scabrosi, secondo me, da quel punto di vista, quanto che ci metterebbero in ridicolo rispetto proprio quanto, per quanto sono stati buffi alcuni aneddoti. Cioè, va bene, siamo pronti a tutto. Io vi dico, quasi sempre prendevamo casa io e Massimo Bonetti, e cioè, con Massimo, vabbè, Massimo è un attore drammatico, di solito gli fanno fare attore drammatico, ma Massimo è un comico straordinario. Io le risate che vivere in casa con Massimo, da quando ti svegli la mattina a colazione a quando poi vai a dormire, è una commedia che poi spesso per lui sono tragedie, ma per chi assiste alle sue tragedie, sono degli spunti, cioè, muori dalle risate, di buon umore. Massimo, io perché sarà ancora così lui, immagino, no? Ha fatto una puntata con voi poco fa, no? Sì, ha fatto la diretta con Enzo Dani. Il miracolo della storia del cinema italiano, Massimo si è sposato. A 75 anni ha preso moglie. 10 anni fa. C'ha una figlia bellissima, poi. C'ha una figlia bellissima. Bellissimo, ma bellissimo. Io ricordo che quando eravamo sul set c'erano due personaggi, l'ispettore Guerra quando veniva battuto il Chuck, e Massimo Bonetti che imitava Alberto Sordi. Mitico. Perché adesso piano li andiamo a accapare tutti, anche qua a tirar fuori tutti dal cilindro, quando faceva coppia con
Massimo Wertmüller, irresistibile. Ce l'ha detto anche Giovanni. Era il mio compagno di camerino per tanti anni, per lungo tempo è stato Massimo Wertmüller. Quante... Vanni, tu c'eri quando Massimo distrusse il camerino? Sì, beh, i camerini distrutti ce ne sono stati vari, varie volte. Insomma. Vabbè, ma come Massimo tirò giù le mura, che gli misero a conto le mura del camerino. Massimo è un amore di persona, però c'ha questi momenti in cui si perde il controllo. E mi ricordo, non so, una stupidaggine, fu una roba di una pizza. Vabbè, stavamo lavorando, eravamo tesissimi, stavamo lavorando. Andava anche un po' su di giri, ma stress, diciamo. Ecco. Certo, giravamo con dei ritmi pazzeschi. E niente, Massimo a un certo punto andò via dal set perché si arrabbiò, e io avevo il camerino di fronte al suo, lo vidi entrare in camerino e chiudersi in camerino, e dico: oddio, che è successo? Perché si è chiuso in camerino? E poi cominciai a sentire lui da dentro al camerino, solo, era solo, che gridava, e comincio a sentire tonfi, bababam, bababam. A un certo punto i vetri, da dentro il camerino. Poi questi cazzotti e le mura, vi giuro, non sto scherzando, cominciavano a inclinarsi. A un certo punto c'era una scena comicissima, perché Massimo dentro il camerino che non si sapeva, e si sentivano sti gridi e sti tonfi, e mo Walter Massi, il produttore, l'operatore, tutti quanti zitti zitti dietro la porta che ascoltavano questa scena al buio. Madonna, che risate quella volta. In realtà avevamo due file, diciamo, due corridoi di camerini con due file ognuna, quindi ognuna aveva i suoi vicini di rimpettai. E quei camerini, insomma, potrebbero raccontarne e raccontarne. Una volta Gaetano Amato, quando Gaetano Amato scoprì il ladro dei camerini, perché a un certo punto sparivano le robe dai camerini, no. E Gaetano Amato si fece prendere dal personaggio e evidentemente pedinò, fece tutta una roba strana, per cui colse sul fatto il ladro. Non vi dico il povero ladro che passò quel giorno. Polizia vera, polizia finta, Gaetano Amato che era diventato il ministro dell'interno. Chiaramente poi gli altri runner, gente, capito, che lo prendeva a schiaffo. Il ladro, poveretto, passò un guaio, ma psicologico proprio. Ancora sì. Gaetano Amato che scoprì il ladro, proprio un fatto mitologico. Si nascose dietro una porta. Con Luca ci sono fatti anche un sacco. Benantini. Luca, con Federico Tozzi ne abbiamo fatte tante. Che bello, che meraviglia. Adesso poi più mi dite e più mi affiorano ricordi. Dobbiamo fare altre 5 dirette allora. Coppia russa e pacca. Oddio, quante risate che ci siamo fatte. Ci siamo qua. Possiamo dire una volta veramente ubriachi sul set. Quando? Una volta. Ti ricordi, no, che si facevano quelle pause da Gerardo? Quelle come no? Da Gerardo era, diciamo, il nostro ristorante, che poi era una taverna fatta in casa. Era la casa di Gerardo. Era una roba totalmente a nero di un tipo che a piscina aveva creato un vano. Ma dove andavamo tutti a mangiare? Andavamo tutti a rifare, a fare convito quando, insomma, durante l'ora di pausa, no? C'era quel favoloso annuncio:
pausa, è vero di pausa, una roba tipo Rai proprio anni 60, anni 70. Inizia una registrazione, questa voce megafonata che non si, era, anche quello era, non si sa da che arrivasse quella voce. Ma non l'abbiamo mai capito in tanti anni, non si è capito quella voce che era. Forse era Gerardo. Comunque andavamo a fare queste pause da Gerardo, si stava da Dio, perché proprio perché c'era questo rapporto che lui viveva di noi, e sta infatti disperato quando sono stati chiusi gli studi di Piscinola, perché in noi aveva trovato era lo zio, era il nostro zio Gerardo, aveva trovato una e quando poi cammina una squadra non so anche di lui cosa ne sia stato. E comunque già, lì, io, Federico Tocci, vedi l'Alzheimer che poi mi e qualcun altro no, continua a dire sciacca, adesso si è chiamato sciacca, Grandeo e Tony, Federico e Tony, che Tony comunque insomma ha avuto sempre il gusto, il piacere di magari anche a metà mattinata anche di metà mattinata. Ok. Con un prosecco per inaugurare la mezza mattinata, ecco. Per far... Ok, sì. Va bene. E arriviamo a fine pausa, inizia una registrazione. Ci ritroviamo in questo commissariato, dovevamo fare una scena 3 ed eravamo tutti e tre totalmente ubriachi. Ma chi c'era come regista? Ovviamente Spa. Voi conoscete Spa? Sì, per chi non lo conoscesse, sì. Era il regista della, cioè era il nostro fratello, vabbè, ma Spa era, quando Spa era sul set tutti si chiamavano Spa. Lui si chiama Spa perché lui chiama tutti Spa. Spa, ecco qua Spa. Alza la luce. Tutti hanno Spa. Chiedi a Spa per pronto. Chiedi a Spa. Che poi una volta la famosa cosa che io non sul set. E quando non sapevi, una volta che dice dovevamo girare la scena e io non mi ricordavo la battuta, dice naso, sai la battuta Spa, faccio no naso, e me è salla e se ne va. Giriamo. Però la magia è che salla. Si sapevano quello Spa chi era, si capiva, sì, cioè, Spa, Spa, e vedi se Spa è pronto. Ognuno sapeva chi era Spa in quel momento. È la magia de Spa. Che mito. No, troppo forte Gianni, troppo forte. Quindi Spa va beccato ubriachi sul set. Ecco. Non posso immaginare che avrà detto. Si creano delle situazioni un po' come a scuola, no? Voi sapete che quando ci sono certi professori in classe sono concesse alcune cose, quando ce ne sono altre ne sono concesse altre. E così ad un certo punto era anche da noi, quindi quando c'erano certi registi, quindi loro veniva impostato in un certo modo, c'era un certo tipo di disciplina sul set, c'era un certo... E quando c'era Spa o altri professori, Spa era un po' come il professore di educazione fisica. Sì. Tutti un po' più liberi, insomma. Che poi doveva prendere un delle regista, è un regista, ha una conoscenza della tecnica cinematografica, Spa straordinaria, anche per quello lui non creava tensione, perché lui sapeva perfettamente cosa stava girando, come avrebbe montato, era molto rilassato, perché Spy è uno che conosce il cinema bene.
Ah, sì, ma poi caso, questo permetteva in certi casi, e questo tornando alla domanda di chi chiedeva delle esperienze, degli anni, lavorare con tanti registi sullo stesso prodotto, con lo stesso personaggio, perché uno diciamo è una carriera, perché può lavorare con lo stesso regista su più personaggi o con tanti personaggi e tanti registi diversi, ma lavorare con sullo stesso personaggio e sullo stesso prodotto con tanti registi diversi, e anche quella è un'esperienza molto interessante, credo, no Flavio? Sì, cioè voi lo sapete, noi giravamo ogni puntata che si girava in 6 giorni dentro e 6 giorni fuori, ogni puntata cambiava il regista, quindi succedeva che tu la mattina giravi con un regista, il pomeriggio giravi un'altra puntata con un altro regista, e a volte dovevi recuperare delle scene della puntata ancora precedente e facevi dei recuperi con il terzo regista. Ciao. Sì. Era casino. Per quello ogni tanto Bonetti si incazzava e buttava giù i camerini. Certo. Una volta credo che anche Giovanni Guidelli, vabbè, Guidelli sì, posso capire, Guidelli una volta che ti presa a capozzate ma chi ha preso a capozzate? Non possiamo raccontare questi fatti, non siamo legittimati a farlo, no, può raccontarlo solo lui. Ok. Sono passati tanti anni, non ci sono più neanche, sono anche prescritti eventuali reali. Sì. Altra domanda. Dani, come siamo messi con la durata della diretta? Come siamo messi? Siamo a un'ora giusta. E quindi? Gli ultimi 10 minuti, dai. Rispondi a questa domanda, Vanni. Com'è? Qual è stata l'attrice femminile che vi è rimasta più impressa? Impressa. E come fai? No, non possiamo rispondere a una domanda del genere perché sono tutte, cioè, tutte le colleghe, se fai il nome di una, le altre mi chiamano adesso e ci tirano le frecce. No, tutte bravissime, tutte grandi amiche, non posso dire una di più o meno dell'altra. Di un collega maschio posso dirlo perché con i maschi possiamo più giocare, ma con le donne non puoi scherzare. È una specie nella specie di questo l'attrice, animale. Bravo, è una specie nella specie. Nella specie. Altra domanda. Okay. Allora, quando il vostro personaggio è uscito di scena, è stata una vostra decisione? Io sì, ho deciso di uscire, ho chiesto di uscire tra l'altro la rete non voleva neanche che uscissi, insomma, ha cercato di trattenermi, ma no, avevo bisogno di uscire, di e cambiare. Io chiesi, andai a parlare con la, come si chiamava lei, la direttrice, e le dissi che avevo bisogno di, non dico di uscire, però Carboni? No, proprio con la con lei, la grande, come si chiamava lei? Bernabei, no? Vabbè. Ornella. Ornella Bernabei, ma di grandi o la di Bernabei? No, il Rai proprio. Ah. Vabbè, adesso non mi viene il nome. Ah, ho capito. Era in gambissima. Sì. E le dissi che avevo bisogno di perché girare per 3 anni, ogni giorno, ti rendi conto, non riesci più a leggere un libro, non riesci a concentrarti più su nulla, e lei, infatti io, il mio personaggio non è morto, no? Che mi venne infatti la malattia, mi curarono e c'era poi andai via perché avevo litigato con lui, ti ricordi, no? Che non potevo ammettere di averti tradito anche nel litigio. E quindi poi c'era la possibilità di poter rientrare, poi chiaramente quando scattano certi meccanismi non rientri più. Però non ti è rimasto il segno, Flavio, ti sei ripreso bene. Guarda, io la cosa pazzesca è che la cicatrice sulla fronte io ce l'ho sempre avuta.
e ce l'ho una cicatrice sulla fronte. Strano, poi mi hanno operato proprio in testa, pazzesco. E invece qual è la scena più difficile che avete dovuto fare? Difficile. Più difficile da fare o troppo triste, troppo angosciante, troppo... a livello interpretativo o perché là poi a volte che devi girare, capito, che giri 12 ore consecutive, che giri al freddo, che devi fare una cosa impossibile, cioè difficile, tanti tipi di difficoltà a livello emotivo. Allora, per me le scene più difficili sono quelle in cui, come può succedere, come naturalmente è nella vita, non hai feeling con gli attori o con il regista con cui stai lavorando. Quelle sono veramente più difficili. In cui ci può essere... sacrosanto. Ma anche prendere un bicchiere d'acqua, magari ti senti rigido, io poi sono un attore timido e magari questa cosa inibisce o crea una tensione sul set. Quelle sono veramente le scene più difficili. Invece le scene, come dire, in cui c'è feeling, c'è la sensazione di lavorare tutti nella stessa direzione, in cui c'è armonia, no? Come in un'orchestra, come quando si fa musica, e ci si sta mettendo l'anima, si va nella stessa direzione. Ma là no, più è complicata e più ti diverti, più effettivamente è profonda e più è appagante, più è complessa tecnicamente, più... Ciao Marinella! Ciao Barbun! Ciao! Io sono la signora alle spalle. Buonasera. Benvenuta. Lei è mia moglie Marinella. Pensa piacere, che Marinella. 3 anni fa abbiamo festeggiato le nozze d'oro. Ma che cazzo dici? No, nozze d'oro. No, non d'oro, però di rame, non lo so. Sono 25, d'argento, si chiama, 25 no? anni di matrimonio. Però bravi. Senti, bravi. Ma sapete perché? Perché naturalmente noi questa volta è la prima volta, perché 25 ma siamo da 33 anni insieme, ma è la prima volta che siamo stati insieme per 3 mesi di fila. È vero. Quello questo avete retto 25 anni. Certo, ma non li mettiamo. Lei fa la regista, io faccio l'attore, stiamo sempre uno da una parte e uno dall'altra. Capito, non li mettiamo insieme. Quindi. Marinella è una grande regista teatrale. Certo. Grazie. Ah, complimenti, dai. Con la quale non ho mai avuto il piacere di lavorare. Vanni, ecco, questo è un aggancio. Beh, mettiamoci perché che vanno in pratica. Lo so, appunto lo dico. L'obiettivo è puntare. Se le cose sono giuste, arrivano. Sì, o no? Giusto. Con Paolo Sottarelli potremmo fare una cosa tutti insieme. Con Paolo ne abbiamo fatte di cose insieme. Lo so. Sottarelli continua a Brescia. Questa che mi ricordo una locandiera al Teatro Abeliano. Con no, storia! L'abbiamo fatta dovunque in Italia, Vabbè, nel 91 può essere 92 94 93, Flavio, Paolo Marit Nissen, certo. Era una bella compagnia, ma c'è stato un giro di 30 attori in quello spettacolo. Infatti quando Flavio faceva la squadra, perché a un certo punto ne infilammo 3 di Goldoni e li vendevamo tutti e 3, per cui andavamo nei teatri e facevamo ogni sera uno spettacolo diverso. Flavio girava, avevamo sistemato, l'avevamo tolto dalla locandiera, lui faceva solo il bugiardo, per cui finiva di girare a Napoli, prendeva l'autista e ci raggiungeva dovunque. Una volta ci ha raggiunto alla Spezia, Napoli-La Spezia, con lo spettacolo la sera,
arrivò proprio che stavamo per dare il che di scena. Certi... Mamma mia. Un'altra volta in Svizzera, prese l'aereo per Milano e da Milano ci raggiunse in Svizzera. Veramente sembravo Pablo Escobar, perché capito, partivo da Napoli... Dai, finivo di girare, partivo da Napoli chiaramente con l'autista napoletano che mi portava, ecco, in Svizzera, capito? No, Svizzera, poi a Milano prese, la, prese l'autista per arrivare, vedi, roba da pazzi, pur di stare sul palcoscenico. C'era un periodo che Walter Maschi mi concedeva di prendermi la stilo di scena, stavamo come autovolante della polizia. Ti ricordi? Nel weekend. Che te ne andavi in giro con la, che dovevi andare a Roma in giro, a Bari eccetera, e te ci pigliavamo sì, le macchine della polizia. Che risata. Dani, come siamo messi coi tempi? Ci siamo, gli ultimi due minuti. Gli ultimi due minuti. Yeah. Gli ultimi due minuti e poi dovrei chiudere la diretta, ragazzi. Abbiamo l'extra. No. Non possiamo andare avanti altre due ore, no. magari però è bello farle insieme, bisogna ripetere, sì, dai. Sì, venerdì la faccio, Vanni, vienimi a trovare, sì, no, l'abbiamo, lo stiamo decidendo forse adesso, poi ci danno adesso lo poi diciamo. Dopo sì, con calma ci mettiamo, sì, d'accordo, sì. Bene. Bisogna avere l'ok dai direttori, è un ipotesi. No, però è bello stare insieme, perché poi insieme ci ricordiamo delle cose, infatti, divertenti. Infatti. Ma quando andavamo alla Bersagliera, te lo ricordi? Quando... Come no? La Bersagliera, il ristorante. Ivana Poggetti dice che ha visto Pinocchio. Ah, vedi, Ivana ha visto il mio Pinocchio. La Bersagliera. Di Flavio. C'era la tabaccaia, ti ricordi? Alla... La Castel dell'Ovo. A Castel dell'Ovo, lo sai che ci sono tornato con le mie figlie lì? Ci ho portato le mie figlie. Mamma mia, che meraviglia! Bello. Grazie per la bellissima serata. Grazie, Giulia. Che bello, mi sono divertito tanto anch'io. Ho fatto un sacco di, mi sono fatto un sacco di risate anch'io. Un sacco di... Beh, sentite, la pandemia ci ha fatto scoprire questo mezzo, che è un bello strumento. E per sì, cui, insomma, bisogna... possiamo, ci saranno le cose brutte che ricordiamo, ma anche questa cosa bella, che è un modo per ritrovarsi tra persone distanti. Quindi, una è buona vero. Cosa della pandemia. Eh sì. Una buona è cosa venuta fuori. È vero. È trovare il bene in tutto. È l'unico ah, modo. Beh, bisogna. Vanni, se venerdì facciamo la puntata e vieni pure tu, facciamo la scena del cazzotto. Vai. Ti ricordi? Gira. La facciamo subito. Avvicino, vai. Vai. A lungo così e tu incazzi. Che spazio che tiene. Non riesco a regolarmi sullo specchio. No, la prepariamo e la facciamo venerdì, Vanni. Vabbè. Assolutamente. Allora, assolutamente. Venerdì, allora volevate vedervi venerdì. Sì! Magari. Anche domani, anche giovedì, venerdì, tutti i giorni, va bene. Andiamo fissi. E dobbiamo decidere con loro che sono i capi e ci devono dare loro. Ciao, okay. No, Virgilio. Ma sempre più o meno a quest'ora. Sì, più o meno sempre intorno alle 21. Sì, sì, che allora sì. Tutti hanno finito di lavorare. La sera c'è molta più gente che le vede in diretta, diciamo. Infatti, no. Stasera c'era molta gente, Dani, hai visto? C'erano molti collegamenti. Bene, sì. Ottimo, perfetto, benissimo. Ma dove? Dove andiamo? Dove ci mandate? Niente. Adesso chiudiamo la diretta così si provano. Chiudiamo la diretta adesso, Dani. Nella rete. Rimanete un attimo collegati che ci mettiamo d'accordo così. Ok, salutiamo i ragazzi della Vera Squadra e ciao, grazie per essere stati grazie con noi. Alla prossima diretta. Grazie per i commenti. Grazie per i saluti e alla prossima diretta, ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. Buonanotte. Ciao.